probabilmente bastava poco da parte di tutti i giocatori e fare qualcosina in più per magari fare una partita diversa. E ci manca ancora questo guizzo, questo passo in trasferta dove non riusciamo a ripetere le prove positive che mediamente facciamo in casa. L'arrivo di Nelson, qualche allenamento, fuso orario da smaltire, però in campo in quei 22 minuti si sono viste diverse cose interessanti. Diamogli il tempo di entrare nei nostri meccanismi, diamogli il tempo di capire dove è arrivato, però è inutile nasconderlo che si intravedono già notevoli qualità, sia tecniche. E mi sembra anche un ragazzo disponibile a inserirsi in tempi brevissimi anche all'interno del gruppo. Quindi siamo anche da quello che si è visto intravisto ieri, siamo convinti che possa essere un giocatore giusto per darci quel qualcosa in più. Una battuta su Parks perché ieri 23 punti, 11 rimbalzi, ma soprattutto sembra che ogni partita faccia qualcosina in più. Ieri, per esempio, i recuperi. Sì, questo è figlio dell'impegno che ci mette in ogni singolo allenamento. Un ragazzo giovane che sta cercando attraverso appunto gli insegnamenti che gli vengono impartiti giorno dopo giorno di mettere su quell'esperienza, che chiaramente non ha, un ragazzo giovanissimo, ripeto, però le potenzialità ci sono tutte e siamo convinti che con lui possiamo vedere da qui in futuro anche un giocatore che ha notevoli margini di miglioramento. Quindi, se lui continuerà con questa testa, con questa applicazione, con questa voglia di lavorare, credo che potrà sicuramente fare una carriera di buon livello in Europa.